Ciao, oggi voglio parlarvi più o meno dettagliatamente dell'olio di ricino e farvi una piccola review sulla mia esperienza. Allora, intanto l'olio di ricino è un olio considerato molto pregiato e viene estratto dai semi della pianta del ricino, che è Ricinus comunis. Veramente un sacco di utilizzi, di impieghi in un sacco di campi, sia dal campo farmaceutico, nei saponi, ma anche come lubrificante, un ottimo lubrificante l'olio di ricino. Comunque a noi interessa parlarne dal punto di vista della bellezza, diciamo così. Allora, l'olio di ricino è veramente utilissimo soprattutto riguardante i capelli. È molto utilizzato e consigliato soprattutto per i capelli fini, fragili, che si spezzano e ha delle proprietà veramente ammorbidenti. Inoltre, come voglio parlare io, è utilizzato anche per le ciglia e le sopracciglia, per rinfoltirle, renderle più spesse e anche più lunghe. E comunque anche consigliato per farle crescere anche più velocemente. Diciamo che l'olio di ricino è più conosciuto con l'impiego come una volta come lassativo, però veramente è troppo potente, quindi è stato abbandonato. Però viene forse ancora impiegato nei trattamenti per la costipazione. Sinceramente non sapevo di questo impiego, non ne avevo idea. Su internet io ho trovato, cioè ero interessata veramente al suo impiego per quanto riguarda le ciglia, quindi vi spiegherò come lo sto utilizzando. Tra l'altro ho letto che non c'entra niente, però veniva utilizzato purtroppo l'olio di ricino anche durante il regime fascista, e proprio per le proprietà che vi avevo detto, cioè comunque era usato come lassativo in passato, durante il regime fascista veniva usato purtroppo come strumento di tortura, cioè venivano obbligati alcuni dissidenti e oppositori politici a ingerire grandi quantità di olio di ricino. E quando insomma non parlavano. E mi ha colpito soprattutto il modo in cui veniva fatta questa cosa, cioè venivano legate queste persone e legati i pantaloni anche con una corda, in modo che ingerendo queste grandi quantità di olio di ricino, durante attacchi di evacuazione, possiamo dire così, erano impediti dal togliersi i pantaloni, quindi tornavano a casa in condizioni pietose. Comunque era una cosa considerata molto umiliante, ovviamente. Mi ha colpito moltissimo perché non sapevo assolutamente di questa cosa. E veniva impiegato proprio per questa sua funzione lassativa, quindi veramente potente come lassativo. Comunque, tralasciando questa cosa che mi ha veramente colpito, non ne avevo idea, vi voglio parlare della mia esperienza con l'olio di ricino. Allora, come ho detto, vagando su internet, come mi capita di fare ultimamente, ho visto che l'olio di ricino è veramente molto molto utilizzato da tante ragazze nel trattamento dei capelli, delle ciglia e delle sopracciglia. Io ero interessata a utilizzarlo per quanto riguarda le ciglia, perché ultimamente, anzi soprattutto nei cambi di stagione, quindi parlo dalla primavera all'estate, e comunque dall'estate all'autunno, inverno, per me non ci sono più le mezze stagioni, ultimamente avevo notato che perdo molte ciglia, ma non dico solo quando mi strucco, ma anche quando al mattino mi lavo il viso. Mi rimangono proprio
alcune ciglia, insomma, tra le dita. È una cosa che cominciava a pesarmi un pochino perché ho sempre avuto comunque le ciglia molto lunghe, però portando gli occhiali già, come posso dire, si notano meno molto le ciglia e comunque perdendole sono meno folte e si notano ancora meno. Mi era capitato in passato di utilizzare quei mascara che voi vedete comunque nelle profumerie, che sono quei gel che dicono che rinforzano, insomma, queste cose qui. Però ho deciso di, diciamo, abbandonare queste cose, nel senso che se trovo dei rimedi naturali preferisco utilizzare queste, comunque il costo è veramente, penso, ancora meno della metà, quindi. E perciò niente, volevo farvi vedere come lo utilizzo e vedendo insomma su internet che parlavano di questo famoso olio di ricino, ho deciso di acquistarlo. Quindi la scorsa settimana sono andata in farmacia e ho chiesto semplicemente dell'olio di ricino. Loro non mi hanno dato questo, che è una confezione da 50 grammi, e l'ho pagato 2,50 euro. Una bottiglietta di vetro normale e sempre su internet ho visto che consigliano di usarlo la sera prima di andare a dormire, questo perché uno comunque non si tocca gli occhi sono chiusi, quindi le ciglia comunque stanno molto a contatto tra di loro e diciamo che l'olio viene assorbito molto bene, si evitano sfregamenti, eccetera, eccetera. Quindi io lo applico di sera, vi volevo far vedere un attimo com'è la consistenza di quest'olio, perché è veramente, si vede se adesso comunque ve lo faccio vedere con lo scovolino, è molto molto denso, anzi è proprio vischioso, nel senso che è filamentoso. E adesso vi faccio vedere com'è. Vedete che fa fatica addirittura a colare, perché è veramente tosto come olio. Quindi allora io lo utilizzo in questa maniera, ho comprato questo olio di ricino e utilizzo questo scovolino da mascara. Questo qui l'ho trovato nel set da 7 pennelli della Neve Makeup, visto che non lo utilizzo per niente, perché insomma lo trovavo abbastanza inutile, lo trovo molto utile da utilizzare in questa maniera qui. Quindi io imbevo il mio scovolino dentro l'olio di ricino per benino. E poi piano piano tolgo gli eccessi in questa maniera qui, perché altrimenti cola e comunque quando lo applico sulle ciglia diventano troppo unte e comunque si appiccicano tra di loro. Si vede anche annebbiato perché comunque tende magari un pochino ad andare dentro l'occhio. Quindi io lo passo un pochino, anzi un bel pochino, sul bordo della bottiglietta, perché è veramente molto vischioso questo olio, eh? Come vi ho fatto vedere, fa fatica addirittura a colare. Quindi lo passo per benino qua sopra e poi lo applico sulle mie ciglia normale, come se fosse proprio, cioè, essendo uno scovolino da mascara, proprio come se fosse un mascara. Lo passo veramente bene sulle ciglia. Con dei movimenti, anche spingendo un pochino la radice, e soprattutto lo passo nelle ciglia che ho sulla coda dell'occhio e le ciglia all'interno dove c'è il condotto lacrimale, perché è proprio lì che io tendo a perdere un po' le ciglia e le ho più fine e ne ho poche, le ho poche, le ho chiare e sono corte. Quindi vi ho detto, l'ho acquistato io, l'ho acquistato giovedì scorso, quindi parliamo di una settimana fa. E lo sto usando da giovedì scorso tutte le sere e alcuni giorni mi è capitato di usarlo anche la mattina e devo dirvi che sono veramente molto molto soddisfatta e stupita. Ho già notato molto la differenza già dopo solo una settimana. Ho notato che le ciglia sono più quelle che avevo, insomma, normali, quelle già lunghe, mi sembrano molto più folte, molto più spesse, molto più lunghe.
E la cosa che ho notato più di tutte che mi ha fatto veramente piacere è che non dico giovedì, però magari da domenica io già non perdo più ciglia. Ma vi parlo veramente che quando mi lavo la faccia non trovo più le ciglia tra le dita, quindi questa cosa mi ha veramente entusiasmato. Niente che dire, io ve lo consiglio perché è un rimedio naturale, costa veramente poco perché l'ho pagato 2,50 euro, sono 50 grammi e come vedete, cioè, se ne usa pochissimo perché comunque essendo un olio rimane molto attaccato alle fibre dello scovolino e voi insomma ve ne applicate la giusta quantità. E questo comunque essendo naturale potete usarlo quanto volete. Io ho letto di fare dei trattamenti di 2 settimane, poi magari interrompere un pochino e si può ricominciare per altre 2 settimane. Comunque sempre a seconda uno del bisogno che ha. Ho letto anche di ragazze che lo usano praticamente sempre e hanno dei gran risultati. Io per ora continuerò a usarlo, voglio fare il trattamento per 2 settimane. E interromperò un pochino, poi riprenderò, perché comunque in questa stagione tendo veramente a perdere molte ciglia e molti capelli, purtroppo. Per i capelli è veramente consigliato perché ce li ha fragili e anche per le doppie punte, anche questa è una cosa che trovo molto interessante perché anche questo non lo sapevo, io di solito usavo magari altri oli, insomma, per i capelli. Anche se dicono per i capelli ho letto di mischiarlo con l'olio di mandorle, cioè due parti di olio di mandorle e una parte di olio di ricino, perché è veramente molto, ha un basso valore di pH, quindi va mischiato con l'olio di mandorle. Comunque, altre cose, niente, io ve lo consiglio tantissimo perché mi sono trovata veramente bene. Ho visto già dopo una settimana dei bei risultati e ne sono veramente contenta. Quindi se vi va, se potete, abbandonate i mascara, quelli che vendono, insomma, diciamo nelle profumerie, quelli per fare i trattamenti e acquistate l'olio di ricino perché costa molto meno e i risultati sono veramente, veramente visibili. Tra l'altro potete anche utilizzare un vecchio contenitore di mascara, preferibile se è un mascara trasparente perché comunque il mascara nero magari il contenitore è difficile da pulire, andrebbe fatto bollire, è sciacquato molto bene. Comunque potete usare anche un vecchio contenitore di mascara e praticamente inserirgli l'olio di ricino e usarlo, è molto più pratico sicuramente, quello non c'è storia, io comunque non ho un vecchio contenitore da mascara, quindi lo utilizzo in questa maniera qui. Anche perché sarebbe meglio utilizzare un vecchio contenitore di mascara e mettere un po' d'olio perché probabilmente come tutti gli oli, aprendolo e chiudendolo molto spesso tende a irrancidire. Comunque, spero che questa review sull'olio di ricino vi sia stata utile. Se volete sapere altro, mandatemi un messaggino, spero di essere stato esauriente. E ciao ciao!